E dopo 20 lunghi anni, in occasione della Santa Pasqua, il 26 e il 27 marzo, tutti i visitatori dell'area archeologica di Paestum, patrimonio dell'UNESCO, potranno tornare ad ammirare dall'interno il Tempio di Nettuno, il più imponente e maestoso monumento della Magna Grecia del V secolo a.C., consacrato al dio del mare. Già lo scorso 16 febbraio, un gruppo di persone ebbe il privilegio di recarsi all'interno del Tempio, accompagnato da una guida eccezionale, Gabriel Zucchetrigel, direttore del Parco Archeologico, che, persuaso dal loro entusiasmo, ha deciso di condividere con chiunque si rechi nel weekend pasquale dalle 8.30 alle 18 ai Templi di Paestum l'emozione di ammirare da una nuova prospettiva la straordinaria struttura di culto. Possibilità che a breve sarà data anche ai diversamente abili, perché il direttore del suo staff sta lavorando ad un'iniziativa che prevede l'accesso ad almeno un tempio senza barriere. Zucchetrigel, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Campania, con l'Università Tedesca di Kassel e con l'Ateneo Salernitano, ha promosso uno sperimentale progetto di studio volto ad indagare, attraverso innovative tecnologie non invasive, non solo le condizioni strutturali del tempio e lo stato di conservazione delle sue fondamenta, ma anche le tecniche costruttive di materiali utilizzati per edificare queste straordinarie, eleganti e solenni opere, testimoni immobili del trascorrere del tempo, che non ne ha minimamente scalfito il fascino.